Ma oggi i giovani alunni del plesso Europa di Alcamo hanno un parco giochi. Il parco giochi è stato donato dal Chivanis Club nell'ambito di un concorso nazionale sul tema La scuola che vorrei. Ben 70 le scuole partecipanti, Alcamo al primo posto, un vero e proprio onore. Abbiamo una delegazione importante del Chivanis Club, iniziamo con Silvana Giacone che si è speso in primissima persona per la riuscita di questa manifestazione. Che dire, oggi mi sento proprio un pavone. Con lo strascico variopinto e aperto e mi rendo conto che i meriti non sono effettivamente miei, ma il merito è innanzitutto del char distrettuale Pietro Lucisano, che ha avuto l'idea di questo concorso ed è stato l'ideatore, poi del distretto che ha accettato questa idea. Però io, se mi permettete di dirlo, ho avuto un merito e sarebbe quello di riconoscere, di aver creduto nelle capacità e potenzialità di queste scuole di Alcamo. Pietro Lucisano è l'ideatore del concorso, come è nata questa idea e quale difficoltà avete dovuto affrontare per organizzare una manifestazione di carattere nazionale? Difficoltà nessuna, perché quando si lavora per i bambini non ce ne sono difficoltà, è tutto semplice, tutto liscio e tutto lineare. Il concorso, il service è un sogno, è la realizzazione di un sogno. Abbiamo cercato di fare parlare i bambini, di chiedere ai bambini come loro pensano la scuola, come loro vorrebbero la scuola, e l'hanno fatto nel migliore dei modi, non soltanto i bambini di Alcamo che sono i vincitori, ma i bambini di tutta Italia. Mauro Magni, il governatore del Chivanis Club, viene da Varese, oggi ad Alcamo. Per Alcamo credo che sia un momento storico anche per quanto riguarda il Chivanis, una scuola che vince un primo premio, la presenza delle massime autorità, un segno di riconoscimento e anche di attenzione nei confronti dei giovani. Sì, per me è un onore essere qui questa mattina, tra l'altro torno ad Alcamo dopo essere stata qui qualche anno fa in convention, era una giornata caldissima e è una gioia essere qui con i bambini quest'oggi, perché la loro capacità di guardare il futuro, la loro immaginazione sarà quella che costruirà il futuro della nostra società. Chivanis è presente in 82 paesi al mondo, siamo 600.000 soci e in questa divisione, dove la luogotenente Gentile collabora attivamente con tutti i club, ho la fortuna di poter collaborare con dei presidenti di grande valore come la dottoressa Giacone, che ha dato davvero lustro alla scuola collaborando con gli insegnanti e i professori, e poi per me a livello nazionale avere a disposizione delle risorse, delle energie come quella dell'avvocato Pietro Lucisano, con il quale abbiamo selezionato questi progetti ed insieme abbiamo provato l'emozione di vedere quello che è il futuro che i bambini dipingono per se stessi. E quindi quando abbiamo visto questo bellissimo plastico, che immagino adesso faremo vedere, abbiamo visto la capacità creativa di quest'area geografica della Sicilia, che vuole farti sentire in Italia e nel mondo, perché porteremo questa esperienza maturata in Italia anche a livello internazionale oltre che europeo.